Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi sono qui per parlarvi un po' di uno dei miei direttori della fotografia preferiti. Sto parlando di Robert Richardson, storico direttore della fotografia di Quentin Tarantino, ma non solo, anche di Oliver Stone. Prima di partire ragazzi vi invito, se non siete ancora iscritti, a iscrivervi al canale e sto morendo, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Ma bando alle ciance e partiamo. Come ho detto poco fa, Robert Richardson ha lavorato con registi del calibro di Oliver Stone, Martin Scorsese, Quentin Tarantino. Si è appassionato alla fotografia e al cinema grazie ai film di Ingmar Bergman. La sua formazione è avvenuta alla Rhode Island School of Design, dove è stato esposto a un ampio universo cinematografico. Un pozzo di idee che in futuro ha sfruttato per realizzare film dal punto di vista visivo molto particolari, come ad esempio Natural Born Killers e Fast Chip and Out of Control. Come dice lui stesso, è estremamente importante esporsi a una vasta gamma di film, non solo quando sei uno studente, ma per tutta la tua carriera. Il lavoro di Richardson è iniziato come operatore fotografo della seconda unità su film tra i quali A Nightmare on Elm Street di Wes Craven del 1984. Allo stesso tempo ha anche lavorato come direttore della fotografia in alcuni documentari come The Frontline, El Salvador della PBS. Questi lavori hanno portato al suo incontro con Oliver Stone, che lo ha assunto per girare Salvador, film del 1986. Inoltre Salvador è stato girato lo stesso anno di Platoon, film che fa guadagnare a Richardson la sua prima nomination all'Oscar per la migliore fotografia. E nel 1991 vince il primo dei suoi Oscar per la migliore fotografia per il suo lavoro in JFK, film diretto sempre da Oliver Stone. Lo stesso Stone afferma che, secondo lui, lo stile di Bob Richardson sia nato proprio qui, in questo film. Nel 1995 poi inizia un lungo rapporto di lavoro con Martin Scorsese per Casino, che è stato il suo primo lungometraggio in Super 35 mm. Più di recente ricordiamo il lavoro su The Hateful Eight di Quentin Tarantino, per il quale sono risorti gli Ultram Panavision 70 per la prima volta in quasi 50 anni. L'idea di Tarantino e Richardson era quello di riprendere il western innevato in 65 mm, ma a un certo punto Richardson trova queste vecchie lenti Ultra Panavision 70 e così si decide di andare col 70 mm. Richardson ha fatto sì che questo formato super ampio dal rapporto di aspetto di 2:76:1 funzionasse per tutto. I vasti paesaggi, i primi piani degli attori, le scene ambientate all'interno della dirigenza. E Richardson è rimasto esaltato da questi obiettivi fin dai filmati di prova. La prima volta che ho visto il nostro filmato di prova ero entusiasta dell'incredibile vivacità e dettaglio delle immagini. In confronto tutti i film precedenti girati in 35 mm sembrano il 16 mm ingrandito fino a 35 mm o il Super 8. Come vedremo tra poco, l'approccio visivo di Robert Richardson è molto particolare. Il suo stile esalta spesso il contrasto. Pensiamo all'utilizzo che fa della luce dura alternato alla luce morbida per l'illuminazione dei volti, spesso ottenuta facendo rimbalzare proprio la luce dura, quindi sfruttando una sola sorgente luminosa. E poi la negative fill per creare più ombre sul volto e separare così ancora di più gli attori dallo sfondo. Un tratto distintivo della fotografia di Richardson poi è l'uso di una forte backlight diretta dall'alto che colpisce il retro della testa di un attore. La luce crea quasi un effetto aureola, separando il soggetto dallo sfondo e creando così contrasto. I personaggi sembrano letteralmente saltar fuori dallo schermo. Un effetto non molto naturale, ma più artistico e ricercato. Se ne hanno esempi in JFK, Casino, Kill Bill, Bastardi senza gloria, Django Unchained, eccetera, eccetera. E con l'utilizzo di queste luci molto forti, spesso le alte luci vengono lasciate bruciare, abbiamo cioè dei bianchi puri, senza dettagli. Questo soprattutto nelle scene ai tavoli. Vediamo una forte luce che colpisce il tavolo e che rimbalzando illumina il volto degli attori, creando separazione con lo sfondo. Come dicevo poco fa, una doppia illuminazione ottenuta con una singola sorgente luminosa. Come ripeto spesso, ragazzi, non serve chissà quale attrezzatura per illuminare una scena. E per cui, vedendo questo suo stile di illuminazione, è chiaro che l'illuminazione di Richardson non è
sempre motivata dalla realtà, da quello che uno si aspetterebbe di vedere come illuminazione all'interno di una scena. Piuttosto è motivata dall'emozione, dal voler far risaltare i personaggi nell'inquadratura. Richardson non ha paura di violare le regole convenzionali sull'illuminazione, se questo gli farà ottenere una ripresa migliore. Se ha bisogno di cambiare la direzione della luce principale all'interno di una scena o di retroilluminare entrambi i personaggi in un'inquadratura inversa, lui lo fa, senza porsi tanti problemi di continuità o di realismo. Non voglio che lo scatto soffra solo a causa della geografia della scena. Un'altra preferenza di Bob sono le sorgenti luminose ampie controllate con strati di mussola, usate soprattutto per ottenere i giusti toni di illuminazione per i volti. Grandi fonti di luce un po' più lontane dai personaggi, con una caduta della luce più naturale. Poi ama che tutte le luci siano collegate a un dimmer, così da poterne regolare l'intensità, a volte anche durante la ripresa. E dal punto di vista della composizione, all'inizio della sua carriera, soprattutto nelle prime collaborazioni con Oliver Stone, Richardson aveva una predilezione per obiettivi più lunghi e immagini compresse, soprattutto per i primi piani. Lunghezze focali lunghe comprimono i piani dell'immagine e fanno risaltare ancora di più il soggetto nell'inquadratura. Spesso poi Bob rifiuta inquadrature con una prospettiva classica, preferendo angolazioni e punti di vista insoliti, angolazioni dal basso, spesso immobili, e angolazioni dall'alto, queste invece frequentemente in movimento, anche per mappare un luogo. Utilizza frequentemente anche obiettivi zoom, cioè non a focale fissa, soprattutto per ottenere zoom veloci dei quali va matto Quentin Tarantino. E ama poi usare molto movimento sfruttando dolly e crane. Usa molto il Pegasus Crane, che gli dà una libertà di movimento totale rispetto ad esempio a un dolly che comunque si muove su una superficie. Su questo crane poi monta una testa fluida in modo da poter realizzare anche il più morbido movimento di camera per connettersi meglio con gli attori e con l'azione. E poi per andare a ricordare la grande versatilità di questo direttore della fotografia, bisogna sottolineare il fatto che lui nel corso della carriera ha lavorato con un'enorme varietà di formati e di pellicole. In Kill Bill, ad esempio, ha utilizzato 7 diverse tipologie di pellicole. O ancora ricordiamo gli inserti televisivi in 8 mm del più recente C'era una volta Hollywood, o le composizioni 3D in Hugo Cabret, JFK poi, che è un vero e proprio arazzo di formati. Questo sia per il famoso filmato Zapruder in 8 mm, sia per la stessa trama del film, con il procuratore Garrison che rimuove gli strati della versione ufficiale sull'assassinio di Kennedy, avvicinandosi a una possibile verità che ribalterebbe tutto. E allo stesso modo, Oliver Stone voleva che le immagini fossero frammentate e stratificate. Così il 16 mm e il 35 mm in bianco e nero ricreano gli eventi sul Daily Plaza, le riprese a colori 8 mm riprendono la pellicola Zapruder, entrano in gioco anche video, filmati d'archivio, fotografie di notizie, oltre a diversi stili di ripresa. Tutto questo dimostra come Robert Richardson non abbia paura di sperimentare e di mettersi in gioco. Nei prossimi video parleremo approfonditamente di film nei quali ha curato la fotografia, come Casino, The Hateful Eight, Bastardi senza gloria, Django Unchained. Ma in via definitiva cosa ci insegna Bob Richardson? Che non sempre dobbiamo restituire sullo schermo ciò che vediamo o ciò che vedremmo restando ancorati alla realtà. A volte conviene lasciarsi guidare dalle emozioni. Bene ragazzi, il video si conclude qua. Se vi è piaciuto naturalmente lasciatemi un bel like e iscrivetevi al canale, attivando la campanella per ricevere la notifica ogni volta che carico un nuovo video. Lasciatemi se volete i vostri commenti, le vostre opinioni riguardanti questo grandissimo direttore della fotografia. E ragazzi, a me non resta altro che ringraziarvi della visione e darvi appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!